Saluto a tutti quanti da Michele Pil e Francesco Masco. Stiamo qua allo Parco della Rimembranza per questa edizione di Cerase Cerase, ognuno a casa. Cerase Cerase, ognuno alla casa, è il primo telegiornale in dialetto internazionale al mondo. Il dialetto è quello montagutese. A Sud, lo programma della festa di Montagut. A Wan, la festa si fa il 13 e il 14 agosto. Siamo a Montagut, un piccolo e ridente paese irpino di soli 400 abitanti. Nasce qui un programma TV innovativo, ma che prende spunto dalla tradizione e dal passato. Se non dietro sopra il bovino è per farla cerca. A tutti i monti. Montagutese. Allora le faccio tanti auguri di stare buona salute, che mangiare poco, campare molto. Bravo, bravo. Allora, fuoco! Telegiornale in dialetto arricchito da rubriche di approfondimento, video selfie, vecchie foto del paese, passeggiate tra i vicoli di Montagut, escursioni in campagna e la voce dei tanti montagutesi sparsi per il mondo con saluti audio e video. Ciao Montagut, we love you everyone from Massachusetts on your wedding. Voglio salutare a tutti i montagutesi, io sono Adeline. Il TG nasce nel 2008 da un'idea di Michele Pilla, direttore del giornale online montagut.com, primo sito web in local al mondo, ed è realizzato in collaborazione con Domenico Del Core, montagutese emigrato in Canada 40 anni fa, e Francesco Mascolo. Un programma di approfondimento rivolto ai paesani vicini e a quelli oltreoceano, che viene trasmesso in tutto il mondo in lingua arcaica e in inglese, per risultare comprensibile anche agli irpini di seconda e terza generazione, che l'italiano neanche lo capiscono. Hello to all the paesani. I'm a Munguccio Goro. This is a dialect news of Montagut. Cerase Cerase fa informazione, ma anche promozione territoriale, con la rubrica Quat Pass per Montagut, dove vengono mostrate le zone più belle del paese. Ma il TG in dialetto è anche una sorta di intrattenimento, con notizie ironiche che servono ad attirare l'attenzione di istituzioni e media nazionali, troppo spesso poco interessati a ciò che succede in questi piccoli borghi di provincia. Il TG in dialetto internazionale rappresenta anche una sorta di collante per tutti coloro che sono distanti dall'Italia e dal loro luogo natio, e così mette in contatto tutti gli irpini a distanza. Un'iniziativa questa che serve a tenere ancor più unita la comunità montagutese italiana a quella straniera. Se volete un saluto in dialetto ve lo faccio e vi dico: om se nasce brigante se muore. Buonasera a tutti gli utenti di montagut.com, un saluto affettuoso e Cerase Cerase, ognuno torna a casa. Allora, picciotti miei, la cosa che vi voglio dire è che è importante mantenere il dialetto, perché poi alla fine nella vita serve sempre. Posso dire una cosa a favore dei dialetti? Io sono per studiarli nelle scuole. In romano vi posso dire va braccio a tutti e volemose bene. Allora, intanto vi saluto in Veneto, perché mi vengo dal Veneto, da Verona. Allora, tutti gli amici di Ariano Irpino e dell'Irpinia e tutti quanti, tutti insieme, ciao e mori vecchio, dice Verona. Saluta a tutti quanti.